Sconfitta interna per 2-0 del Giulianova ad opera della capolista Ancona, che però deve rimandare i festeggiamenti per la promozione anticipata. Risultato bugiardo per una gara comunque piuttosto equilibrata e giocata per lo più a centrocampo, con un Ancona che ha avuto il merito di essere più cinico e di sfruttare meglio gli episodi. Pronti via e al secondo minuto assist di Tavares per Bondi, che dal vertice sinistro dell'area lascia partire un gran diagonale rasoterra che si insacca all'angolino opposto per lo 0-1. La replica del Giulianova al 14° con una conclusione centrale di Puglia. Ancora Ancona pungente al 28° con una fuga di Tavares sulla destra e traversone basso verso Degano, che viene anticipato in scivolata al limite dell'area piccola. Proteste giuliesi al 36°, sfera in profondità in area per Nanci che stramazza a terra a contatto con Cacioli, episodio più che dubbio, ma il signor Sassoli di Arezzo decide di ammonire per simulazione l'attaccante. Nella ripresa Ancona nuovamente a segno nei minuti iniziali, al 5° tiro cross di Degano su azione d'angolo e sul secondo palo tutto solo Capparuccia insacca lo 0-2 nonostante il tentativo di parata in extremis di Melillo. La gara scivola via con poche vere emozioni e l'ultima vera opportunità è al 28° per l'Ancona con Cacioli che in spaccata non trova la porta su assist di Bondi. Ascoltiamo ora mister Alessandro Monticciolo del Giulianova e mister Giovanni Cornacchini dell'Ancona. Dopo 3 minuti Bondi ha fatto un gran gol, però avevamo preparato la partita con un 3-5-2, abbiamo continuato a giocare, ci è mancata un po' di profondità all'inizio e quindi non siamo riusciti bene con gli attaccanti, anche perché ho sacrificato Maschio, che è un centrocampista centrale, a fare l'attaccante, che abbiamo solo Sorrentino, che è un attaccante esterno, non è nemmeno una prima punta. Però abbiamo fatto di necessità virtù, comunque niente da dire, i ragazzi hanno dato tutto, l'anima. Sono contento di quello che hanno dato, perché ci eravamo detti che non, al di là del risultato, che secondo me l'ha determinato gli episodi, però la prestazione c'è stata. Mi sembra che i ragazzi si siano comportati molto molto bene, una vittoria molto onesta, insomma, sono contento di questo perché la prestazione c'è stata. È una vittoria molto molto importante, sì, siamo tutti molto contenti. Non so di quanto tempo può essere rimandata, l'importante è che arrivi. Mi sembra che noi si sta facendo bene, dai, dovevamo vincere, non dovevamo pensare a nient'altro. Infatti pensavo e sapevo che probabilmente insomma, sarebbe stata ancora lunga, insomma, perché noi, il nostro compito l'abbiamo fatto anche in maniera molto, molto bella. Però sapevamo che le altre potevano vincere, quindi così è stato. Ma va bene così. L'importante è fare dei passettini anche piccoli, ma cercare di arrivare all'obiettivo il prima possibile.